prima di arrivare qua. Quindi... Buonasera, questo è l'ultimo appuntamento di Orchestre Senza Confine. Non è l'ultimo appuntamento in assoluto perché stiamo già preparando una seconda edizione di questa iniziativa che credo da novembre a oggi ha proposto molte prime esecuzioni e anche un bel tuffo nella storia del jazz recuperata in una maniera che riteniamo molto attinente a quello che sono le tendenze della scena contemporanea. E per chiudere presentiamo una serata con tre esecuzioni che sono tutte e tre sostanzialmente delle prime, una prima assoluta, una prima in versione orchestrale e una prima esecuzione italiana, con tre musicisti di cui due hanno fatto, stanno facendo la storia del jazz italiano, e che quando nel 1957 riuscivano a realizzare una sintesi tra Europa e America, incidendo l'uno Giorgio Gasini di Federazione, l'altro Enrico Intra del Classic Jazz, a Colonia nasceva Marcus Stockhausen, che questa sera è qui con loro. Quindi voglio dire, c'è un bel incontro tra generazioni di musicisti. L'ordine dei brani della serata prevede il primo tempo dedicato alla nuova composizione di Gasini e poi nella seconda parte ci saranno sia il pezzo di Marcus Stockhausen che quello a chiudere la rassegna di Enrico Intra. Veniamo alla prima prima parte di questo concerto. Gasini presenta un'opera nuova che titola Canto nel canto. È una suite in tre movimenti pensata per un organico complesso, cioè il ridotto dell'Orchestra Verdi, l'ensemble dell'Orchestra Verdi, la Civica del Ben e il suo quartetto, il Globo Quartet, che appunto viene a completare i tre organici. Il Globo Quartet, che è composto come formazione, come organico, è identico a quello del Modern Jazz Quartet, come linea musicale è completamente diverso. Quindi c'è un vibrafono che è quello di Daniele Di Gregorio, c'è il contrabbasso di Roberto Bonatti, la batteria di Giorgio Prina e naturalmente c'è Giorgio Gasini che dirige e suona anche il pianoforte. Questi tre organici vengono utilizzati, come spesso accade nella musica di Gasini, per realizzare un progetto che a lui piace giustamente definire di musica totale, cioè di musica che non ha riferimenti precisi, ha un termine preciso che è l'estetica del suo autore, cioè di Gasini, ma intorno a questo termine si muovono stimoli provenienti da un vasto universo sonoro, e questo è un po' il leitmotiv anche delle altre due opere della serata. In questo Canto del canto, tra i movimenti, Gasini riprende in maniera un po' particolare, personale, quasi metaforica, il concetto di struttura sinfonica, soltanto che invece di aprire con un allegro apre con un adagio. Infatti il primo movimento si chiama Adagio is Beautiful, è scritto per archi, ha delle caratteristiche che potremmo definire poetiche, ma con all'interno un senso dello humor tutto particolare che tende a sdrammatizzare quella che è la scrittura tipica, classica per archi. Il secondo movimento, invece intitolato come l'opera, Canto nel canto, è un tema che viene, diciamo, svolto in successione con una serie di variazioni che sono chiamate in maniera, direi, abbastanza creativa, cioè le variazioni si susseguono secondo un procedimento, come dire, creativo. Il terzo movimento, quello conclusivo, recupera invece un ballo popolare del dopoguerra, un ballo sudamericano che era la raspa, e infatti si chiama L'arte della raspa. E con questo si chiuderà la prima parte. Civica Jazz Band, ensemble dell'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, Globo Quartet, direzione pianoforte Giorgio Gasini. Grazie.
Thank you.